Si sono chiuse in questi giorni le procedure di concorso per i direttori delle unità operative complesse universitarie al Policlinico di Bari, 12 in tutto presentati nella direzione generale del nosocomio. Un lavoro che è stato fatto su mia spinta, molto forte, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per dare chiarezza secondo le regole e superare, spiega, quelle obsolete del passato. Queste nomine erano rimaste bloccate. Siamo riusciti ad arrivare a questa conclusione che sostanzialmente dà la direzione definitiva dei reparti più importanti del Policlinico a professionisti accademici di primissimo ordine, i quali avranno quindi la responsabilità di gestire i loro reparti, di seguirne l'evoluzione tecnologica, la manutenzione, la pulizia, ovviamente, ovviamente anche le terapie e gli interventi. Avranno la responsabilità di far crescere i nuovi medici e di dare al Policlinico quel ruolo di hub fondamentale della sanità pugliese per diminuire il numero di viaggi della speranza. Ha sottolineato un aspetto, che la qualità del lavoro dipende anche dalla qualità del lavoratore, ed è fondamentale. È uno dei punti centrali anche della modernità, ne sono convintissimo. Dare qualità strutturale vuol dire dare prospettiva al lavoratore e questo aumenta le sue capacità di intervento, come in questo caso, nell'organizzazione del lavoro. Penso che sia uno degli elementi virtuosi e devo dire altrettanto virtuosa è stata la collaborazione nell'azienda ospedaliera di Regione e Università per far sì che questo si potesse realizzare.